stasera mi sento una vedova nera. Chi ti manca? La Marini? Ah, c'è la Marini? Certo, come sempre. Ah, non è andata a casa? Ah, no. Beh, guarda, io ti devo dire una cosa. Ti premio per il coraggio che hai avuto. Grazie. Ecco, vestito così sei terribile. Beh, guarda, mi sei piaciuto come hai cantato, ma è stato un momento per me terribile, di grande festa. Però... Interpretazione disastrosa. Ma disastrosa. Grace Jones è una pantera. Quando canta sembra che vuole graffiarti. Tu invece sei stata come una gatta. Però amore, non c'entravi nulla. Volevo ma davvero assolutamente nero. Nulla. Sentiamo, nulla, ma ragazzi, ma la sensualità. No, più che i tre tenori mi sembrano i tre. Non, per fortuna ho messo i miei bambini a letto. Siete stati i tre terrori. Il ragno si è mangiato la cervella. Più che un'imitazione di Barbara Streisand, mi sembrava un'imitazione barbarica. Ma era meglio se tu non lo facessi. No, era meglio perché ci avresti fatto un regalo, hai capito? A te. A mio avviso, di Gianni Togni non te lo sogni minimamente. Sì. Ce la stai mettendo tutta, però sinceramente non ho ascoltato ma neanche un pizzico. Questo è il parere di Togni. Adesso devo dare un commento terribile alla ragazza. Vai, qua. No, è questo che ti voglio. Ti devo ammorbidire. Ti devo ammorbidire. Ti devo ammorbidire. No. La facciamo non la puoi lavata. Cominciare a rompere le palle subito. Un po' alla volta, grazie, devi essere più buono. Certo. Sei pure vestito con gli addobbi natalizi. Tu sei stata terribile. Ecco. No, scusa Carlo, fammi finire, visto che non finisco mai. Fischiate, io sono molto felice, mi rallegrate il cuore. Questo testo, sì? Anche se è una canzone così allegra, è molto triste. Sì, perché sì, lo sai sì, benissimo. Sì. Perché c'è lui sì, che piange, certo. Poi c'è lei che piange. Io sì. Non vorrei piangere adesso perché ho pianto ascoltandoti. Devo dire che hai fatto un'interpretazione d'angoscia. Non ho capito un cacchio di quello che hai detto. Parlavi di pesci, di topi, di gatte, di oche, di penne. Non ho capito niente. Amore mio, ti hanno distrutto. Tu sei una bellissima donna. Mi sembri una gallina spennacchiata. Nella seconda parte sei stata di una stonatura incredibile. Incredibile. Anna Oxa quando canta c'ha questo acuto che è talmente forte che spacca il mondo. Tu stasera mi hai spaccato amore l'udito. Io ho detto che di Anna Oxa non avevi niente, forse un pochettino all'inizio, però dopo ti sei persa. Il mondo sa tutto di noi, magari ti chiamerò. Io sono veramente turbato. Nelle parti alte si è completamente perso. Non hai fatto una grande interpretazione. Ecco, bravo. Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale. Io ho messo questo velo perché voglio distendere questo velo pietoso. Valeria Marini imitando Madonna in modo terribile. Se io adesso dicessi Valeria Marini sei stata straordinaria, meravigliosa ad imitare Madonna, sicuramente l'indomani mattina o stanotte sul mio Instagram me ne direbbero di tutti i colori. Stasera okay. Tesoro, io voglio stendere questo velo pietoso. Ah, finalmente ecco, perché c'è il velo, ecco, guarda, lo stendo. Comunque hai fatto una Maria Callas che l'hai completamente distrutta. A posto. Ma che tu stasera abbia imitato Maria Callas, se mi avvisa, ha fatto un peccato enorme, scusatemi ragazzi. L'interpretazione mi sembrava di assistere a una sagra del pomodoro. No, comunque, e il pomodoro? Comunque è stato. No, vabbè. Hanno fatto la salsa, penso, no? Tu hai stonicchiato un pochettino, beh, è normale. Il numero è stato abbastanza piacevole, però stile sacra paesana, chiamiamola così. Sono cattivo, lo so. Cristiano, quanto ti manca Valeria Marini? Ma da 1 a 10? 0. Giustamente ti sei persa all'inizio, forse magari per l'emozione. Lui ha una voce pazzesca, bellissima. Ho ascoltato la tua timbrica che è meravigliosa. Look pazzesco. Devo fare i complimenti, generalmente non faccio mai i complimenti. Meraviglioso. Devo dire che tu hai una bella voce. Ecco. Wow.
Io ai coach non faccio mai complimenti, però siete veramente bravi. Ma devo dire che ha fatto un'ottima interpretazione. Hai fatto un ottimo Franco Califano. Finalmente hai fatto un'ottima interpretazione. Se l'è cavata abbastanza bene. Se l'è cavata abbastanza bene, devi essere proprio raggiante. Ma devo dire che fra tutte le interpretazioni questa è quella che mi è piaciuta di più. Finalmente ho visto un numero meraviglioso e siete per questo spettacolo, veramente siete straordinari. A me basta un solo aggettivo, piacevole. Comunque sei veramente meraviglioso. Dopo tanto pianto stasera finalmente mi hai dato anche tu un po' di gioia. Tu te la sei cavata molto bene. Io non parlo molto bene l'inglese, ma penso che tu l'abbia azzeccato alla perfezione anche per quanto riguarda la pronuncia. Sei stato straordinario, sai che io ti amo molto. Primo posto, 15 punti. Li do al gruppo, al duo Minchietta, che mi hanno fatto divertire e mi hanno reso la serata molto felice. Hai fatto una bellissima dichiarazione d'amore. Quello che hai detto non ti deve commuovere. Quello che tu stasera hai cantato me l'hai completamente trasmesso. E tu stasera sei stata meravigliosa. Non credo l'abbia mai detto. Nelle parti basse ci sei quasi riuscite. Nelle parti basse non si può dire. No, nelle parti basse non lo può dire. Scusa. Sulle parti basse può via. Io sono molto sincero, poi voi urlate. Amore, io sono qua, urlate pure. Stasera, tesoro, io voglio stendere questo velo pietoso finalmente. Perché c'è il velo? Ecco, guarda, lo stendo, lo stendo per te. Dove cacchio è sto velo che non finisce più? Se vuoi te lo stendo io, vieni. Stendilo, amore, vieni, prendilo. Stendo. Grazie. No, no, no. Vai con le mani. Ma figurati, dai! Ma sì, da te loro, vai! Mongola! Non c'entra! Mongo, non c'è! Ferma, calmatevi! Ridi su sta cerca! Maurizio è scatenato stasera! Ma te poi va a guardare sempre le parti basse, ma guarda quelle alte! Luisa, rimettiti seduta!